Invito a salire sul palco Antonio Caraviello, Sofia Hi-Tech. Salve a tutti e buonasera. Io sono Antonio Caraviello, CEO di Sofia Hi-Tech, una PMI innovativa operante nel distretto aerospaziale campano, e ringrazio Unicredit per la possibilità di essere qui all'Open Innovation Day. Sofia opera a Marcianise e calpesta un suolo di 3.500 metri quadri grazie a una partnership che ha creato con un'azienda manifatturiera. Siamo anagraficamente giovani perché siamo nati il 10 luglio 2013 e siamo catapultati sulle Mission Critical Application. In particolar modo mi va di sottolineare che forse l'innovazione più grande che porta in pancia l'azienda è il rientro di cervelli che lavoravano all'estero dopo aver fatto un percorso di dottorato qui in Italia. Con il termine Mission Critical Application si intendono tutte quelle applicazioni definite critiche nel settore dell'ingegneria per risolvere problemi di tipo tecnici. Quindi partiamo dallo studio e lo sviluppo di nuovi materiali, nuove strutture, nuovi processi e quindi dalla caratterizzazione degli stessi. E notate in background questo materiale qui. Questo materiale è un composito che è 99% bio e che è ottenuto da alghe marine, che avendo un elevato contenuto siliceo non brucia e quindi non bruciandolo potete utilizzare al posto del cartongesso. Sofia è inoltre focused sulla progettazione e sulle applicazioni. Utilizziamo metodologie di progettazione robusta, time saving e cost saving, grazie al percorso avvenuto nel dottorato di ricerca. L'azienda ha un forte know-how sul testing equipment, infatti progettiamo e realizziamo attrezzature per eseguire test. E tipicamente sono su materiali compositi, che il materiale composito, in particolar modo la fibra di carbonio, è 7 volte più leggero dell'acciaio e ne è 5 volte più performante. Gli ultimi investimenti messi in atto, oltre ad essere sulla meccanica di precisione tradizionale, sono sull'additive manufacturing, ossia quella che si definisce la stampa 3D, mediante la quale è possibile produrre oggetti come questo. Prima si parlava di prototipi, adesso invece sono dei prodotti che possono essere utilizzati nel settore dei trasporti. Una delle applicazioni più importanti portate avanti dall'azienda, questo è lo stabilimento nel quale operiamo, e in particolar modo vi mostro il Water Tightness Test, che è un test effettuato per analizzare la bagnabilità di un parabrezza ferroviario, e quindi il costruttore è passato tramite l'azienda per lo sviluppo, la progettazione del test, la realizzazione dell'attrezzatura di prova e l'esecuzione del test stesso. Questa che è un'applicazione nel settore ferroviario è ovviamente trasferibile all'intero settore dei trasporti, quindi aeronautico, difesa, spazio. In particolar modo il test in quanto tale consiste nell'irrorare in modo continuo e costante, frequenza e velocità fissa, il parabrezza con un getto d'acqua, che è un getto calibrato, ossia un getto che ha una determinata angolazione ed una determinata portata. L'ispezione ovviamente non è solo di tipo visiva, ma si utilizzano anche strumenti igrometrici. Questi sono i clienti con i quali attualmente ci troviamo a parlare. Mi va di sottolineare l'enorme effort che l'azienda mette sull'internazionalizzazione. Proprio un anno fa è nata Sofia CZ, ossia che rappresenta il brand di Sofia in Repubblica Ceca, solo per curare il volume d'affari generato con ZF, un top player nel settore cambi e centraline. Qui invece vi rappresento una manciata delle persone, delle 20 persone impiegate dell'azienda, che ogni giorno affrontano i problemi nei confronti del cliente. È bene mettere in evidenza che il cliente talvolta da noi viene con un problema, altre volte dobbiamo sviluppare insieme quello che potrebbe essere il problema. E infine vi cito AMMEP, un progetto focalizzato sull'additive manufacturing promosso dalla rete d'impresa Sofia e Avio, di cui Avio è capofila. L'obiettivo è la reingegnerizzazione della camera di combustione del terzo stadio motore di Vega E, il razzo promosso da Avio, che raggiunge una velocità di 20.000 km orari. Quindi immaginate la difficoltà di reingegnerizzare la camera di combustione con manufacturing di tipo additive. Il progetto è sottoscritto da un advisory board di tutto rispetto, rappresentato dal CNR, il CIRA, l'Università di Napoli e l'Università di Messina. Grazie.